Why wait to say, at least I did it my way. But I wait to face, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You were the one thing in my way. 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 Buongiorno, oggi per colazione abbiamo spento il fuoco, sono girata a vedere se avevo spento il gas, abbiamo delle buonissime fette biscottate integrali con marmellata, sapete che io uso questa qui che è senza zuccheri aggiunti, mi piace tantissimo, anche se ne metto poca perché è dolcissima e sapete che i sapori troppo dolci a me non piacciono. Poi abbiamo yogurt con dei frutti di bosco con un po' di truvia per dolcificare, e lo yogurt è questo qua, il nuovo che ho comprato da Lidl, che vi ho fatto vedere sul secondo canale in uno degli ultimi video, ed è buonissimo ragazzi, piace tantissimo, valori nutrizionali veramente ottimi, ricco di proteine, poi super economico, e poi un altro po' di quota proteica con degli albumi con schiaffato del burro di arachidi, food porn, guardate, cioè troppo squisito, è ancora caldo, infatti esce il vapore, e adesso magno, buon appetito. Oddio, che è successo, mamma, cosa c'è? È entrato, oddio, che cos'è, un uccello, lascialo stare, vieni qua, facciamolo uscire, lascialo, vieni qua, non lo puoi prendere, no, oddio, c'è un uccello in casa, aiuto, sto per morire, amore, non lo devi uccidere, no, vieni qua, che gli apro la finestra, vieni, esci di qua, uccellino, vieni, di là, non andare nella stanza, oh mio Dio, lascialo in pace. Eccolo, e vai là, vai tutte le finestre, non devo sapere tutte le finestre della casa, giù ti ho aperto, vieni. Oh mio Dio, che carino, come ha fatto entrare questo uccellino a mamma? Vieni qua, uccellino, vieni. Oh mio Dio, aiuto, non so cosa cacchio fare, vola. Oh mio Dio. Oh! Forse se ne va. Oh mio Dio, forse non riesce a volare. Oh mio Dio, lascialo in pace, lascialo stare. No! Come te la apro quella? Vieni qua tu. Stiamo scegliendo un filmetto, quando ci sono i cartoni, da vedere. Ragazze, consigliateci qualche bel film, qualcosa di carino. Ce ne sono tanti, magari le ragazze nei commenti ci possono suggerire qualche film, così ce lo compriamo da vederci, qualcuno bello. Che dici tu? Hai sentito qualcosa di carino? Ah, sta pure Gomorra! Vabbè, usato il nome, no. Poi Gomorra la serie, quali sono tutte le puntate? Oh. Stiamo qua, oddio, a esultare. Io e Nancy, guardate qua che ho trovato. Cioè, un film che praticamente un nostro amico ha detto... vedete, questo film è troppo bello, noi non ci ricordavamo, il titolo, ci ricordiamo Limited, stiamo qua, cioè guardate, tra sta miriade di film qua non lo troveremo mai, ma poi non si chiamava neanche così, ma non lo troveremo mai, andiamo, c'è sconfitte letta incazzata, andiamo, ce lo troveremo, mentre me ne sto andando, alzo lo sguardo, Limitless è questo, oddio, cioè guardate, è un culo tremendo, comunque speriamo almeno che sia bello. Vediamo. Independence Day, Tarzan, diciamo sono nuovi proprio, quei bravi ragazzi, sono proprio nuovissimi, bellissimo, Cippa a Forcella praticamente, ma vabbè, anche qualche film moderno piacerebbe vedere, Cado dalle nubi, troppo bello, Benvenuti a Sud, adoro, vabbè, però li sappiamo a memoria questi qua, ti lascio che diamo troppo siani, no vabbè, adoro. Uno di quelli più belli in assoluto è questo, è Fuori nevica, adoro troppo. Però noi questi qua li sappiamo, vabbè, non ci sta che fare, questi li sappiamo veramente a memoria, quindi magari consigliateci altro genere. Altro film bellissimo è questo, Non ti muovere, che pure l'avrò visto per un miliardo di volte. Troppo bello, avete visto il medico? Ma perché stai così? Pupi! Ma perché stai così?
cuccina, no? Perché quando diventa cuccina si amore. Dai, vieni. Ragazzi, mi sono presa questo film, che non lo so, ho letto la trama e sembra carino, e poi mi sono presa il CD di Emma, adoro troppo, due CD di canzoni belle, tutte le più belle, ci sta pure Amami, che io adoro troppo, pure quando le canzoni finiranno la nuova, quindi... E diti questo, Annabelle! Aiuto, che paura, no, io odio film di horror. Ragazzi, sono tornata a casa dallo shopping, è praticamente notte. Io mi sono già cambiata perché praticamente la mia vita è sempre di corsa, un'eterna corsa, cioè praticamente io salgo, scendo, faccio le merende, i sputini, le robe, vabbè. Comunque praticamente sono tornata, mi sono cambiata. Ah, poi vi faremo il video acquisti, vi vogliamo fare due video perché avevo comprato tante cose, quindi vogliamo fare due video, uno sul mio canale e uno sul canale di Nancy. Fateci sapere se vi piace, sempre farvi vedere le cose indossate, eccetera. Abbiamo trovato tante cose molto molto belle e comunque adesso sto aspettando di nuovo mia sorella perché abbiamo fatto merenda, ho fatto merenda, sono tornata qua, mi sono messa al computer a lavoricchiare un po', ho fatto merenda, mi sono cambiata, adesso sono pronta per andare in palestra. Tra l'altro a causa di questo freddo, non so voi, ma a me mi stanno succedendo di ogni, tipo per esempio... l'altra volta avevo messo anche su Instagram Story un piccolo video che si era scoppiato un tubo qua sotto e l'acqua non usciva più a casa perché tipo si era congelata l'acqua nei tubi, comunque un casino. A causa di questo freddo poi ci sono anche tanti disagi. Io mi sono incappottata bene, cioè praticamente mi sono messa questa bella sciarpa blu, il mio cappottino blu, sotto c'ho la felpetta. E poi ho i miei leggings, questi qua sono un poco più coprenti del normale. Poi ho messo queste scarpe, ma praticamente mi sto gelando i piedi. Queste sono delle vecchie Converse fucsia, molto carine, di vellutino. E comunque sto aspettando la mia sorellina che mi viene a prendere. Sono molto molto contenta di andare in palestra con questo freddo perché mi riscaldo in palestra e invece qua a casa mia praticamente si gela, quindi non vedo l'ora di andare in palestra. Quando mi inizio a allenare mi riscaldo, quindi mi piace troppo andare in palestra, soprattutto d'inverno, più che inverno che d'estate. Al mattino e quello che potevo fare non aveva limiti. Imparai a suonare il piano in 3 giorni. Troppo bello. La matematica diventa utile. Sono appena tornata a casa, infatti c'ho ancora il cappotto che non ho il coraggio di togliere perché fa freddissimo. E qua sta la borsa e la palestra perché sono andata pure in palestra e guardate qua, c'è una situazione veramente, cioè tipo da sepolti vivi in casa, però dalle buste. Sai che mio padre ha visto tutta questa scalinata di buste qua, sta anche quest'altra piccolina, e ha detto ma guardate, ha detto Marce, ma stai facendo sfrat? No, papà, quale sfratto? Io pensavo che tu dovevi cambiare casa, perché stanno tutte le buste tipo trasloco. Ho detto no, papà, è semplicemente, praticamente, cioè non sono tutte cose che ho comprato adesso, anzi sono cose che ho comprato, cioè compro da, in questo periodo di saldi, no? Una busta oggi, due buste domani, le metto tutte qua praticamente, quindi il problema con lo shopping, soprattutto perché poi le cose le devo sistemare, quindi praticamente mi sta venendo un po' lo schifo di comprare. Penso che smetterò di comprare, sembra il semplice fatto che dopo poi non ho valutato che devo mettere a posto le cose che compro e sistemare tutte le cose, quindi è già un lavoro anche questo, sistemare tutta questa roba, un casino. Comunque volevo far vedere le cose che ho comprato oggi, bellissime. Allora ragazze, vi farò poi i video a haul con la mia sorellina, vi faremo i video e faremo vedere tutti gli acquisti che abbiamo fatto, veramente tanti, però vi voglio iniziare a far vedere qualcosina perché so che siete curiosi, anche nei vlog mi piace far vedere qualcosa, tipo ad esempio queste scarpe che le desideravo tantissimo perché non ho abbastanza scarpe ragazze, soprattutto Nike e Adidas ne ho pochissime, Pinocchio, e quindi mi sono comprata queste qua.
Queste sono le nuove Adidas che mia sorella sicuramente adesso mi dirà nei commenti: copiona, copiona. Sicuramente mia sorella mi dirà adesso nei commenti: copiona, copiona, perché lei ce l'ha uguali però con le strisce argentate. Io l'ho prese con le strisce dorate e ancora non le ho mai messe. Vabbè che l'ho comprate tipo da pochissimo, però con sta pioggia che fa si rovinano, quindi secondo me sono più scarpe primaverili. Comunque sono bellissime, super fighe, fashion, tipo veramente belle, tamarre, anche un po' tamarre come piacciono a me. Poi ho preso, mi sono fatta tutti i autoregali, perché sti cavoli, scusa, cioè io mi posso fare gli autoregali e me li faccio e non me ne può fregare di meno. Infatti guardate, c'è ancora il prezzo, questo profumo non costa poco, ma io mi voglio coccolare, mi voglio fare regali perché mi amo e mi sono regalata questo profumo che è bellissimo. E non so se vi ricordate, io e mia sorella lei vi aveva detto in un vlog che il campioncino ci avevano dato ed era veramente buono. Ragazzi, è qualcosa di favoloso. Adesso vabbè, poi quando lo aprirò farò vedere anche il pack. Adesso vado un po' di fretta. Comunque me lo metterò sul comò bello dove ho tutti i miei profumi bellissimi. Comunque è bellissimo, Hypnotic Poison di Dior. Io ho preso la confezione grande e però ho preso anche la confezione piccola, l'ho regalata a mia sorella di nascosto, cioè di nascosto ho fatto sto regalo perché lei lo voleva, però ha detto no, costa tanto, quindi gliel'ho regalato io. E niente, è bellissimo, dura tipo di vaniglia, un po' però un po' tipo anche liquorosa, e comunque è troppo buono, è veramente una cosa super femminile e bellissimo, veramente fantastico come profumo, andatelo a snasare perché è troppo bello. Poi ho preso da Kissene, oh, questa l'ho presa, no, questa era nel supermercato, era un'offerta, è una coperta che mi voglio mettere sul letto ed è bellissima, super morbida. E questa invece era un'offerta da era un'offerta da Kissene, frega. È coperta in pale di questo color tortora che è anche bellissimo, pagata tipo, se non mi sbaglio, intorno ai 7-8 euro. Che bel matrimoniale, quindi per metterle sul letto ma anche sul divano, comunque vanno bene. Ho preso questo completino troppo troppo carino di questo color malva. Comunque non l'ho provato perché io, dovete sapere che compro le cose senza provarle perché vado sempre di fretta e mi scuccio, e quindi vabbè, però è bello, c'ha i fiocchettini e lo vedo un po' piccolino, dovrebbe essere una terza coppa C, però boh, vabbè, comunque lo devo provare. E poi sotto ho messo in coordinato questo qua che è tipo un tanga bellino perché dietro è velato così, mi piace questo colore, non ho praticamente nulla, che io compro quasi tutte le cose di intimo sempre nere o bianche o color carne o rosse, mi piacciono molto e soprattutto rosse e nere. E invece questo qua è carino e quindi vabbè, l'ho preso, molto elegante e raffinato, insomma non è da me, sembra più adatto a mia sorella. Comunque 50% l'ho pagato, quindi subito l'ho raffato. E niente, poi le altre cose ve le farò vedere, faremo video haul, vestiti indossati, ci sono anche tante cose di calzedone, vi farò vedere tutto. Per andare a nanna mi sono preparata il mio solito snack pre-nanna e la mia camomillina. A proposito, vedrete fra qualche giorno il video della mia cremina al cacao. E una camomillina è il mio solito snack pre-nanna che vi ho fatto vedere anche sul mio secondo canale. Devo andare a dormire, ragazze, adoro, guardate, cioè ho messo il profumo nuovo, quello che vi ho fatto vedere, che mi sono comprata, autoregalo, l'ultimo autoregalo, com'è bello, anche bello anche il pack, ma poi un profumo pazzesco, Hypnotic Poison di Dior, che non è uno sponsor perché l'ho comprato io, ovviamente, come tutte le cose. E sul mio comò, bellissimo, questo vi ricordate che l'ha fatto mia mamma, questo un bacetto che ho riciclato. Questo com'è bello il mio comò, è bellissimo. E qua ci sono altri profumi che adoro, tipo questo di Victoria's Secret. Poi qua, questa è una cosa che ci ho messo io le perline dentro, super carina. Vi faccio vedere che già lo so che mi chiederete. Praticamente questa qua, cioè andavano dentro i dolcetti, tipo invece ho messo la collana di perle, secondo me è molto carino. Questo è un altro profumino, questa è una Yankee Candle, molto bella, profumo White Gardenia, muschio bianco, tipo, no, White Gardenia, la Gardenia proprio.
Questo è un oggettino che mi ha regalato mia zia. Questa è una cornice vuota dove non ci sono foto. E qua ci sono altre cornici vuote. E questo anche lo specchio l'ha fatto mio padre. Ah, già che ci sono, faccio vedere pure il letto. Ho messo sul letto la mia nuova coperta. Anche questa ve l'ho fatta vedere. Guardate com'è bella, cioè è troppo bella. È morbidosa e bella. E così il mio letto è ancora più caldo perché a casa mia si gela proprio. Accendiamo la lucina, pronta per andare a nanna. Faccio la merenda e vado a dormire. Pupi! Ah, io ho cambiato anche le lenzuola, visto che ormai mi si controlla tutto. State tranquilli, Carlita ha cambiato le lenzuola, non è una zozzona. Adesso mi sorseggio la mia camomillina, sono abbastanza sconvolta, sì, perché notte devo dormire. Mangio la mia, il mio snack che vi ho fatto vedere e poi vado a struccare. E poi devo assolutamente dormire perché veramente si è fatto tardissimo. E spero che questo video vi sia piaciuto. Io sono felicissima anche che vi è piaciuto il video che ho fatto del burro cacao, nuova ricettina. Veramente mi avete dato un bel segnale con tanti like, tanti bei commenti. E quindi assolutamente voglio continuare a fare tipo una ricettina a settimana. Ovviamente poi leggerò tutti i vostri commenti, le vostre richieste per accontentarvi, fare nuove cose di bellezza per la pelle, per i capelli, insomma fatemi sapere cosa vi piacerebbe perché sono veramente messa bene, molto, mi avete motivato tantissimo, quindi caricato tantissimo, che quando i video vengono visualizzati, hanno tanti like, tanti commenti, ovviamente capisco che vi piace quel genere di video. Spero che vi piaccia anche questo vlog, quindi lasciatemi un bel like, io vi voglio tanto tanto bene, grazie per tutto l'affetto e la compagnia che mi fate. Nei giorni passati non sono stata tanto bene perché un po' per il ciclo, un po' stavo un po' giù a causa del tempo, poi tutte queste cose, il terremoto, tutte queste cose ho sentite, mi era venuto un po' di un abbattimento. Adesso mi sto riprendendo, quindi vi ringrazio per tutto l'affetto, veramente è bellissimo leggere tutti i vostri commenti, vi fate sentire un grande affetto sia qua su YouTube, su Instagram, su Snapchat, su Facebook, dappertutto. Vi voglio tanto bene, tanto tanto tanto, ciao. Eccola che arriva, amore, è arrivata la mia piccola. Salta, salta mamma, salta. Vieni sul letto da mamma. Mamma ti prende, vieni. Vieni, io la devo prendere. Ogni sera lei fa una corsa, viene. Io la devo prendere e metterla nel letto. Lei si mette così e io la devo tirare perché... Aspetta che con una mano non ci riesco. Aspetta un attimo. Eccola, io la devo mettere qui sul letto. E lei poi si infila sotto la coperta e dorme. Dai, vai sotto. Dai, così fa.